Buongiorno. Buongiorno Mattina Sud, oggi una puntata speciale, una puntata diversa dalle altre, quelle puntate che non vorremmo mai fare, Gianmarco, perché racconteremo il giorno del dolore in due comunità differenti della Puglia, da un lato il territorio leccese, Montesano Salentino, dall'altro invece Manfredonia. Per l'ultimo saluto ai militari che sono morti a causa di un incidente stradale che si è verificato alle 23 circa di sabato 7 aprile. Ovviamente un giorno di dolore che riguarda, coinvolge, commuove tutta la Puglia. Sul posto avremo le colleghe, le abbiamo già ascoltate nel corso della rassegna stampa in collegamento con Fabrizio Caianiello, Antonella D'Avola per quanto riguarda Manfredonia, Maria Teresa Carrozzo, ma anche Francesco Schiavano per quanto riguarda Montesano Salentino. La cosa che fa più male da raccontarvi oggi è che la Puglia si stringe attorno a due militari giovanissimi, 25-27 anni, morti durante lo svolgimento del loro servizio, due ragazzi che veramente avevano dedicato la loro, seppur giovane, vita all'Arma dei Carabinieri, un figlio d'arte, potremmo dire, un figlio Esatto. di un carabiniere, ma anche un ragazzo che aveva un fratello nell'arma. Focalizzando un po' l'attenzione sugli orari e sui luoghi, le 10 nella cattedrale dedicata a San Lorenzo a Manfredonia, chiaramente in provincia di Foggia, come vi dicevamo, allo stesso orario, l'ultimo saluto anche a Montesano Salentino, nella sala consiliare del municipio c'è stata la camera ardente, invece oggi ci troveremo nella chiesa Maria Santissima Immacolata. Io vedo già sul posto i nostri inviati. Anna, ne approfitterei per salutare il nostro Il ospite di nostro questa ospite prima in studio, parte, sì. il sindaco di Francavilla Fontana, Antonello De Nuzzo, benvenuto. Buongiorno. Sindaco, buongiorno, intanto Buongiorno. grazie per aver accettato il nostro invito. Ovviamente per un primo cittadino sono momenti difficili, quindi in qualche maniera lei oggi è nei panni dei suoi colleghi che hanno proclamato il lutto cittadino in una giornata così particolarmente dolorosa. Sì, intanto per prima cosa vorrei esprimere un sentimento di vicinanza, di cordoglio autentico che rivolgo alle famiglie, a tutti gli affetti di questi due giovani carabinieri che sono scomparsi tragicamente, alle comunità rispettivamente di Montesano Salentino e di Manfredonia e anche ai colleghi sindaci, perché è vero, i sindaci avvertono un dolore di questo tipo, non come può accadere ai familiari naturalmente, ma lo Certo. avvertono perché i carabinieri, dovunque si trovino, dovunque ci sia un presidio dell'arma, i carabinieri entrano in un rapporto che è autentico con le popolazioni locali, che è un rapporto di empatia. Cioè, io ho potuto percepire nei miei anni da sindaco davvero questo sentimento che è diffuso in tutta la cittadinanza, questa fiducia che è riposta nella loro divisa, naturalmente anche nelle altre forze dell'ordine. Però i carabinieri, forse perché ci pensavo nelle scorse ore, anche il cinema o la letteratura ci hanno consegnato una figura appunto molto vicina alla popolazione, i carabinieri nell'immaginario collettivo sono con quella fiamma sul loro cappello, con quel motto nei secoli fedele, sono i tutori della legge, ecco, per usare un'espressione un poco romantica, ma è davvero così. Tra l'altro questi ragazzi sono morti nel corso dello svolgimento della propria funzione lavorativa, stavano accostando perché dovevano prepararsi ad effettuare un posto di blocco, poi insomma l'incidente, un SUV che li travolge, coinvolge anche una terza macchina, c'è anche un altro ferito, un 75enne. Io non lo so se è il caso di fare una riflessione su questo aspetto relativo alla sicurezza, della quale parliamo sempre, sindaco, a 360 gradi. Questi militari viaggiavano a bordo di una, appunto, e sono stati travolti da un SUV. Io mi sono posta la domanda, quanto siano sicuri anche i mezzi sui quali facciamo viaggiare e operare e coloro che invece devono provvedere alla nostra sicurezza? Ma insomma, questo è un momento intanto di grande dolore e poi è un momento anche delicatissimo, immagino, per le indagini che si stanno svolgendo. Certo. Quindi io nel mio ruolo non c'è nulla che io possa dire di così particolare rispetto all'incidente che si è verificato, rispetto a ciò che è accaduto. C'è una cosa che mi sento di dire, però, rivolgendomi in particolare ai più giovani, perché c'è un equivoco che io ho registrato, un equivoco culturale che è grande come una casa, cioè i ragazzi qualche volta non comprendono, e lo dico
lo dico in ipotesi, non mi sto riferendo naturalmente a quello, lo ripeto, non mi sto riferendo a quello che è accaduto, ma i ragazzi non comprendono che avere una guida disinvolta o addirittura mettersi al volante, anche fosse pure in un leggero stato di ebbrezza o in altre condizioni di questo tipo, parlare al cellulare è un aggravante, si traduce in un aggravante e non in un attenuante. Grazie, ecco, Sindaco. Ci chiede la linea Maria Teresa Carrozzo. Sì, vedo che Maria Teresa è pronta. Oltretutto poi andremo a dettagliare, anche perché questa 31enne che era alla guida sarebbe risultata positiva ad alcol, sì, e cocaina. Ci sarà un controesame nelle prossime ore. Aveva dei precedenti. Ne parleremo a breve, sì. Maria Teresa, buongiorno, la linea a te. Vediamo che sia i carabinieri sono schierati, ma anche tanta gente che piange questo militare salentino. Buongiorno. Buongiorno Gianmarca, buongiorno Anna, buongiorno al sindaco ospite in studio. E come vedete siamo in diretta, rimaniamo qui a presidiare la sala consiliare del comune di Montesano Salentino, dove all'interno c'è la salma del povero Francesco Ferraro. È arrivato da pochi minuti il generale di corpo d'armata Teo Luzzi, il quale con il suo portavoce ha fatto sapere che non vuole rilasciare dichiarazioni. Questo momento è troppo denso di dolore per condividerlo con la comunità civile, si vogliono stringere nel dolore dell'arma. Sì, e noi non riusciamo a sentire Maria Teresa in studio, ci piacerebbe ascoltare cosa ci sta dicendo proprio per inserire anche le varie schede che sono state preparate. Maria Teresa, tu vai benissimo, dobbiamo perfezionare l'audio, tranquilla, vai. Ci sentite? Ah, adesso molto meglio, grazie. Adesso ci sentite? Ecco, vai. Sì. Avevo dato i saluti a te Gianmarco, ad Anna e al sindaco ospite in studio. Siamo in diretta qui da Montesano Salentino, presidiamo la sala consiliare del comune di Palazzo di Città, dove è ospitata la salma del proprio Francesco Ferraro. Non è stato mai lasciato solo in queste ore, i vertici dell'arma gli hanno fatto compagnia oltre al calore del paese. Da pochi minuti è arrivato il corpo d'armata, il generale Teo Luzzi, il quale tramite il suo portavoce ha fatto sapere però di non voler rilasciare dichiarazioni, perché questo è un momento denso di dolore, troppo denso di dolore per condividerlo con la comunità civile, ma si stringono al dolore proprio dell'arma e della famiglia. Tanti gli amici, tante le persone presenti, tanti i ragazzi, ma io vorrei farvi sentire la testimonianza prima di tutto, e poi vi farò sentire anche un'altra voce della mamma di un amico di Francesco. Signora, lei conosce Francesco da tanti anni? Praticamente da sempre. Qual è il ricordo più dolce che ha? Sono tutti dolci, perché è stato un ragazzo delicatissimo, educato, mai troppo esuberante, mai poco, cioè dolce, educatissimo, veramente. Il suo sogno era entrare nell'arma, ve lo raccontava? Sì. No, veramente questo non lo sapevo, però quando è entrato mio figlio mi ha detto poi che era appunto il suo sogno ed era veramente felice. Un paio di mesi fa ho incontrato nell'ufficio postale papà Antonio e mi diceva di questi due figli carabinieri che stavano cominciando a fare carriera ed erano veramente soddisfatti sia i familiari che loro, avevano raggiunto il loro sogno. Quando avete saputo della tristissima notizia, come avete reagito? Come si può? Tanto dolore come vedete. Io chiedo a Matteo Russo di prendere anche tutta la vicinanza del paese. Nel frattempo passo la linea al collega Schiavano, che vi farà sentire un'altra testimonianza. Sì, siamo con la vice sindaco del comune di Campagna, naturalmente una delegazione del comune dove è avvenuto il sinistro non è mancata qui a Montesano Salentino. Naturalmente era d'obbligo la vicinanza, vice sindaco. Sì, sì, siamo qui presenti per portare il nostro cordoglio a questi ragazzi vittima di questo tragico incidente. Siamo vicini alle famiglie, alle istituzioni, all'arma dei carabinieri. E, che dire, non ci sono parole. Naturalmente siete stati sul luogo del sinistro già sin dal primo momento, l'ha detto anche il sindaco, già dalla mattinata, quindi poche ore dopo il sinistro non sono mancate le parole, appunto non ho parole, diceva giustamente il vostro sindaco. Naturalmente è importante avere la presenza delle forze dell'ordine sul territorio, quindi è una perdita anche molto brutta. Sì. E, diciamo, questi ragazzi hanno speso la loro vita
all'insegna della legalità, della civiltà, nel riuscire a mettersi tra il buono e il cattivo, è per noi una grave mancanza. Perfetto, grazie. Grazie Vice Sindaco, passo la linea allo studio. E allora, tra poco torneremo dalla nostra Maria Teresa Carrozzo. Intanto, regia, non so se abbiamo già pronta Antonella D'Avola da Manfredonia. Vedo dallo schermo di servizio che si sta muovendo con la telecamera. Insomma, si sta cercando anche di avere il più possibile, oltre al racconto, ai noi, di queste due cerimonie, anche delle voci, della gente che si stringe attorno a queste due famiglie. Eccola qui, Antonella, buongiorno. Allora, qual è la situazione a Manfredonia? Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Allora, noi siamo in attesa, di vedere arrivare le autorità. Come dicevo anche nel corso del collegamento del nostro telegiornale, l'orario di inizio per questa cerimonia era previsto inizialmente alle 10, poi è stato posticipato di un'ora. Quindi intorno alle ore 11 inizieranno i funerali solenni per Francesco Pastore. Il motivo è anche legato all'arrivo del comandante generale dei Carabinieri, il generale Tuzzi. Quindi siamo in attesa di ricevere intanto chiaramente il comandante provinciale, in compagnia il colonnello Michele Miuli, in compagnia del comandante provinciale di Salerno, luogo dove ricordiamo appunto è avvenuta la tragedia, il colonnello Melchiorre, e le massime autorità della provincia, nella di cui viene anche in. Allora, in attesa di ripristinare il collegamento con la collega Antonella D'Avola, proviamo a ritornare da Maria Teresa Carrozzo. Sì, io volevo fare una riflessione con Maria Teresa, sì, e poi torneremo anche da Antonella. Montesano Salentino, siamo nel sud Salento, circa 2000 anime che abitano questa comunità. Questo per dire che cosa? Che si tratta veramente di un figlio di questo territorio. Esatto, di una comunità piccolissima anche in termini numerici, no? Quindi immaginate che strazio ci sia stato, è quasi come se fosse stato un cugino, un nipote per tutti, perché immaginate un paesino, un ragazzo che sicuramente si conosceva, ci sarà stato, io immagino, grande gioia quando ha indossato la divisa per la prima volta. Adesso invece purtroppo si piange questa giovane vita, questo giovane militare. Maria Teresa, se mi senti, volevo chiederti un po' anche l'impatto sulla comunità, se riusciamo ad ascoltare anche qualcun altro dei cittadini di Montesano, e poi anche un tuo parere proprio su questa riflessione. Maria Teresa. Di nuovo ci stiamo chiamando. Sì. Ecco qui. Sì. Sì. Maria Teresa. Eccoci, siamo qui in attesa che esca il generale del Corpo d'Armata Teuzzi, sì. Il motore della macchina è stato appena acceso e questo è indicativo. Chiedo a Matteo di riprendere proprio l'uscita, è un momento importante a livello istituzionale, ma importante perché a livello anche emotivo. Noi per rispetto non siamo saliti su nella camera ardente, perché è un momento in cui la famiglia va tutelata nel proprio dolore, anche perché la mamma, il dolore della mamma e dei fratelli è qualcosa che raggela. Proviamo a descriverlo, abbiamo fatto qualche video anche di quelli che sono i fasci di fiore, le colonne disposte proprio all'interno del palazzo di città sulla scalinata, per darvi un po' uno spaccato di quello che era Francesco, vi dico che uno dei fasci di fiori riposti all'entrata è proprio dell'ospedale di Tricase, perché Francesco era anche un donatore di sangue, oltre nel tempo libero quando tornava qui nel Salento. Era un volontario anche, collaborare, no? Con la protezione civile, di essere di supporto, sì. Era un volontario della protezione civile, quindi nei giorni di licenza lui si dedicava a supportare la protezione civile, ma con grande, grande attività, quindi non soltanto come un riempitivo, ma con grande, grande passione. Come Maria vedete Teresa. Adesso, Matteo, facciamo vedere, ecco, sì, dimmi Gianmarco. Ecco, forse prima non ci sentivamo, volevo chiederti questo, lanciavo una riflessione anche a chi ci ascolta, è una comunità piccolina, siamo nel sud Salento, qui a Montesano, circa 2000 anime che la abitano, però questo ragazzo era conosciuto proprio per le attività che descrivevi, il volontariato, oltre
all'Arma dei Carabinieri e poi insomma in comunità di questo tipo ci si conosce tutti e quindi non è casuale anche la partecipazione così massiccia questa mattina, no, dei cittadini di Montesano, che ne pensi? E Gianmarco, in un comune di 2000 anime i ragazzi sono non più di 500, quindi tieni conto sono tre classi, quattro classi, si conoscono veramente tutti i coetanei e sono qui schierati, adesso te li faccio vedere. Matteo, seguimi un po', facciamo vedere ai nostri spettatori gli amici di Francesco in attesa che esca. Vedi, lì sono tutti gli amici di Francesco con gli occhi lucidi. Noi abbiamo cercato di raccogliere qualche ricordo d'infanzia, ma ovviamente non se la sentono perché non appena iniziano a parlare scoppiano in lacrime. È una comunità piccolissima per cui tutti diventa una grande famiglia, molti sono realmente parenti tra loro e Francesco era un ragazzo che tra l'altro non aveva mai abbandonato, ecco sta uscendo il comandante Teo Luzzi, e Francesco non aveva mai lasciato reciso il rapporto con il paese. Vediamo il comandante accompagnato dal sindaco, salutato dal sindaco, è venuto a salutare Francesco. Adesso ritornerà subito e andrà a Manfredonia. Abbiamo provato col suo portavoce a chiedere se il comandante volesse, se il generale volesse lasciare una dichiarazione, l'abbiamo anticipato poco fa, ma preferisce rimanere silenzioso nel dolore dell'arma, nel dolore della famiglia, perché ricordiamo questo evento è un evento che scuote il paese a livello nazionale, due ragazzi ovviamente dell'arma, entrambi purtroppo pugliesi, ma un dolore che poi accende anche tante, tante domande su quella che è la sicurezza, su quanto questi ragazzi possano essere protetti e tutelati nello svolgimento delle proprie attività. Ecco, il generale Teo Luzzi va via. Vediamo, ci sono Matteo, riprendi anche, sono venuti a porre omaggio alla salma anche il comandante della finanza Stefano Ciotti, del comando provinciale di Lecce, quindi vicinanza anche da parte non soltanto di quella che è l'Arma dei Carabinieri ma di tutte le istituzioni al completo. E vorrei, nel momento in cui fosse possibile, ma non voglio entrare dentro per rispetto, sentire anche la parola del sindaco. L'abbiamo sentito Gianmarco in questi giorni. Sì. Il sindaco ovviamente come primo cittadino riporta proprio il dolore dell'intera comunità. E vorrei descriverti uno spaccato per farti capire in che modo il paese ha abbracciato Francesco. Quando io sono arrivata nel paese molto presto questa mattina, erano le 7:30, pensando di arrivare con serenità e non trovare gente. Invece era un paese pieno di gente a piedi che andava già verso la sala consiliare e allo stesso tempo un paese blindato ai curiosi, in quanto l'accesso era presidiato dall'Arma dei Carabinieri che non permetteva di entrare con le auto ma soltanto a piedi, questo per tutelare anche la serenità e la calma del certo. paese stesso in questo giorno di grande silenzio. E io con la mia descrizione sto alterando questo momento, perché io adesso starò zitta per qualche secondo per farti sentire questo silenzio che è agghiacciante. Senti con me il silenzio. E allora intanto vediamo nel frattempo che le persone che vogliono dare l'ultimo saluto alla militare, come vedi tanta gente che accede in silenzio, si stanno avvicinando insomma nella sala in cui c'è il feretro. Nel frattempo il comandante, come diceva Antonella Davola, si sta spostando dal Salento a Manfredonia per rendere omaggio anche all'altro carabiniere, a Francesco Forse Pastore. Mi viene da pensare anche da qui la decisione assunta poi dello spostamento di orario, poi certo, lo capiremo meglio. Lo spostamento anche d'orario evidentemente, come anticipava Antonella Davola, è dovuto proprio a questa necessità. A proposito di testimonianze, sindaco, ovviamente ci sono quelle ad esempio del ministro Piantedosi, sono profondamente addolorato per quanto accaduto la scorsa notte in provincia di Salerno, ha scritto il giorno dopo, il mio cordoglio allarma i familiari dei due carabinieri che hanno perso la vita, gli auguri di una pronta guarigione al militare affidato alle cure dei sanitari, così il ministro dell'interno Matteo Piantedosi in merito all'incidente di Campagna. E allora poi sono questi eventi che scuotono le comunità, scuotono le istituzioni, scuotono il paese.
Come dicevamo in apertura della nostra trasmissione, mai vorremmo raccontarle. A maggior ragione si tratta di due ragazzi, due giovanissimi. Sì, anche io sono rimasto colpito dalla compostezza del dolore della comunità di Montesano Salentino e sono immagini che mi hanno evocato alla mente quello che accade qui a Francavilla Fontana tutti gli anni quando commemoriamo la figura del maresciallo Dimitri che è scomparso tragicamente in circostanze diverse, perché il maresciallo Dimitri fu trucidato mentre inseguiva gli autori di una rapina in un punto centralissimo della città che è Viale Lilla, a ridosso dell'ingresso di Via Roma. È un episodio che io mi ricordo perché insomma avevo poco più di 20 anni e non è che lui fosse, il maresciallo Dimitri intendo, fosse molto più grande di me, aveva poco più di 30 anni. Lo ricordiamo ogni luglio, e alcuni anni fa, nel 2020 per esattezza, si trattava del ventennale della sua tragica scomparsa, abbiamo accolto qui a Francavilla i vertici regionali, interregionali, nazionali dell'Arma e ogni volta che commemoriamo attraverso la toponomastica, perché abbiamo intitolato una piazza al maresciallo Dimitri, il suo gesto, insomma la sua memoria, si crea di nuovo quella compostezza. Certo è anche un momento di riflessione, esatto, di riflessione sulle condizioni nelle quali questi ragazzi che sono chiamati a gesti da uomini navigati, ma l'anagrafe dice ancora che sono ragazzi, sono obbligati ad operare. A me è venuto alla mente anche, per la verità, non vorrei che questo ricordo suonasse un poco come una nota stonata, ma mi è venuta in mente quella canzone di Faletti, con cui Giorgio Faletti, che era conosciuto come un comico, ebbe molto successo a un Sanremo, credo della metà degli anni 90. A un certo punto di quel brano Faletti diceva: al netto di tutto, cioè poi nonostante tutte queste premesse, nonostante tutti i rischi, si prende e si va lo stesso. Faletti si riferiva a due ragazzi molto giovani dell'Arma che si mettevano in auto e dovevano fronteggiare i pericoli del loro mestiere, che è evidentemente una vocazione fortissima, perché è un mestiere che si svolge in condizioni di pericolo e non diciamo nulla di originale, e anche condizioni di retribuzione che forse andrebbero, mi permetto di dire, che forse andrebbero riviste, commisurate in qualche modo alla delicatezza del compito che svolgono. Tra l'altro, come diceva la collega Antonella D'Avola, Pastore era un figlio d'arte, cioè un figlio d'arte il padre e ancora un carabiniere in servizio, quindi questi ragazzi che molto spesso ereditano la passione per l'arma proprio dai genitori e che quindi crescono con questi valori. Il papà è alla radiomobile di San Giovanni Rotondo, lui è rimasto qui, invece il figlio era andato in qualche modo fuori in servizio, no? E mi ha colpito, se non sbaglio, la mamma o comunque i parenti più prossimi che hanno detto lui aveva la divisa cucita addosso proprio da bambino. No, ma la presenza dei carabinieri dentro una comunità, e lo dico da sindaco di un comune che ha dentro al suo territorio, lo abbiamo detto prima, un presidio, una stazione dei carabinieri, è fondamentale, perché i carabinieri sono una di quelle istituzioni che i ragazzi riconoscono da subito, fin da piccoli, e quella presenza ti aiuta a distinguere il bene dal male, non è retorica. Io vorrei continuare ad ascoltare invece quelle che sono le testimonianze. Chiedo alla regia di mandare in onda le dichiarazioni, il messaggio dell'onorevole Mauro Dattis, che in qualche maniera riprende il messaggio del presidente Mattarella. Sentiamolo insieme. Oggi in Puglia è un giorno di lutto. Questa regione ha perso due carabinieri a causa di un incidente che si è verificato nel Salernitano. Un messaggio da parte sua. Per la verità, abbiamo letto di diversi incidenti stradali, questo è un tema che dovremmo sempre più porci. È ovvio che la morte di due carabinieri nello svolgimento del loro lavoro per incidente stradale colpisce ancora di più, e l'unico messaggio che si può dare è quello che ha dato il Presidente della Repubblica, di cordoglio e di riconoscimento anche del valore delle persone che sono venute a mancare. Ecco, io volevo approfittarne anche per farvi ascoltare che cosa ha detto il ministro Salvini, che ha fatto un'osservazione anche sul... Ascolteremo fra pochissimo, perché nel frattempo è pronta Antonella D'Avola. Eccola qui, Antonella.
Scusa Gianmarco. No. Eccoci. Certo. Allora, noi, come vi dicevamo, siamo in attesa chiaramente dell'arrivo delle autorità, ma ci faceva piacere ascoltare la testimonianza di un carabiniere che, chiaramente essendo anche del posto, può esprimere, ecco, grande vicinanza alla famiglia. Prego. Sì, esprimo le nostre condoglianze diciamo al cittadino che noi conoscevamo come un bravo ragazzo, un bravo carabiniere, e anche tutta la famiglia. Purtroppo questi drammi non dovrebbero mai succedere, purtroppo sono cose che capitano tutti i giorni, e dispiace per tutti, ma tutto quello che possiamo fare altro che dare condoglianze alla famiglia. Lo conoscevate il ragazzo o il padre? Che ricordo avete di lui? No, il papà di vista, perché pare che fa il carabiniere a San Giovanni una donna, brava persona, brave famiglie, che purtroppo sono cose che succedono, come ho detto prima, tutti i giorni e non dovrebbero mai capitare. Poi ancora di più quando queste persone sono persone del popolo, sono amici condotti, e la cosa si risente di più nel paese, tant'è vero che oggi ci sarà, saranno un sacco di persone che daranno solidarietà a questo ragazzo e a tutta la famiglia. Tra l'altro, la informo, se non lo sa, informo anche il nostro pubblico, è iniziata una raccolta fondi per aiutare concretamente la famiglia. È una famiglia che ha dato molto a questa comunità, la comunità si sente di restituire con grande gratitudine questo aiuto con un atto, un gesto concreto, quindi questo a testimonianza, ecco, di, evidentemente, di quello che ha lasciato questa, questa figura in questo territorio. Io la ringrazio per la sua testimonianza e la lascio andare. Noi chiaramente, come dicevamo anche prima, siamo in attesa di ricevere i comandanti provinciali di Foggia e anche di Salerno per sentire innanzitutto le loro voci e poi speriamo di raccogliere anche le dichiarazioni del generale Tuzzi. Grazie Antonella, un attimo autorità, perché Alessio, andiamo a Montesano. Dobbiamo andare a Montesano. Sì, sì. Grazie Antonella. Sì. Allora, ci sembra che ci sia l'uscita del feretro. Come vedete, Gianmarco, Anna, siamo sempre qui in diretta da Montesano, come vedete si sta preparando tutto perché a minuti dovrebbe uscire il feretro, si stanno organizzando i carabinieri, adesso in questo momento è arrivato il procuratore generale Antonio Maruccia per portare i suoi saluti, mentre le altre autorità, il prefetto aspetta il feretro direttamente in chiesa. È tutto pronto? Vediamo anche lì in fondo, come vedete, l'auto, il carro funebre che porterà il feretro in chiesa, dove ci saranno i funerali di Stato e dopo il feretro sarà portato nel cimitero qui stesso di Montesano. E gli occhi sono lucidi, le persone sono presenti, c'è l'Associazione Nazionale dei Sottufficiali d'Italia presenti per rendere omaggio a questo giovane, quindi dei carabinieri di prima anziani che portano il saluto a questo giovane ragazzo che purtroppo ha visto la sua vita spezzata sulla strada e mentre lavorava. In fase di preparazione, ci hanno detto proprio qualche secondo per l'uscita, e sta uscendo il procuratore generale Maruccia. Signor procuratore, non riesce, forse non è il momento, effettivamente è un momento molto, molto solenne, sta portando i saluti, come vedete, ai vertici dell'arma, anche il procuratore generale. Questo è il momento un po' del silenzio, della riflessione. Ci sentiamo anche in imbarazzo noi stessi a andare a chiedere qualche testimonianza, qualche ricordo, perché il paese adesso si è chiuso in un totale riservo in attesa che esca il ragazzo. Poco fa erano usciti anche i fratelli di Francesco, che al momento sono rientrati per uscire evidentemente tutti insieme. Aspettiamo qualche secondo. Intanto chiedo anche a Matteo Russo di fare una carrellata sui volti, in modo da far vedere in che modo ci si sta chiudendo in se stessi. Chi ricorda il ragazzo perché lo conosceva dal punto di vista personale, chi ricorda i momenti a scuola, i ragazzi, poi ci sono anche tutti i genitori, degli amici stessi e poi i compagni dell'arma, chi l'hanno conosciuto al momento in cui si è arruolato, chi è stato amico di servizio e compagno, collega di servizio prima. Vediamo all'interno,
Matteo, riprendi l'interno, fai uno zoom per far vedere quello che sta accadendo, perché proprio a momenti dovrebbe esserci questa l'uscita di questo feretro che poi porterà con un grande corteo istituzionale Francesco in chiesa, dove inizieranno i funerali di Stato. Anna, quello che rimarrà sempre nella nostra memoria è proprio questo momento di grande dignità con cui il Paese sta vivendo il dolore. Una grande dignità perché c'è un silenzio assordante. A squarciare questo silenzio a tratti ci sono soltanto le urla della mamma, che dal primo piano, dove c'è la sala mortuaria allestita nella sala consiliare, vedete, le finestre sono aperte, Matteo fai vedere, le finestre sono aperte, il feretro è lì, quindi il dolore della mamma spesso ogni tanto si sente ed è l'unico rumore che squarcia questo silenzio. Esce, vedete, un carabiniere con il cuscino rosso e il cappello di Francesco. Lo stesso generale Luzzi ha dimostrato grande emozione in questo momento, grande riservo, perché non ha voluto lasciare alcuna dichiarazione. Intanto vi facciamo vedere un altro dettaglio. Vi abbiamo fatto vedere poco fa il carro funebre, adesso ve lo facciamo vedere nuovamente. Guardate la gente che è arrivata, i cittadini normali, le persone affacciate alla finestra, affacciate sul balcone, che vogliono dare il saluto al loro figlio, perché come dicevamo poco fa, Montesano è una comunità di pochissimi, di 2000 abitanti. Matteo, si sta preparando il picchetto d'onore? Ecco qui, si sono posizionati i carabinieri per il picchetto, quindi vuol dire che i tempi stanno letteralmente stringendo. E quindi a momenti dovrebbe uscire il feretro di Francesco Ferraro. Ecco le sorelle, escono i componenti della famiglia, addirittura col cagnolino in braccio, come se tutta la famiglia si avesse voluto totalmente stringersi intorno a Francesco, anche il cagnolino. Ecco, vale la pena anche notare questi due militari in alta uniforme. Scendo, che si sono posizionati parroco Proprio all'ingresso di questo edificio comunale. Stiamo per assistere all'uscita del feretro per poi dirigerci nella chiesa che è stata individuata per questo funerale di Stato, in particolare Maria Santissima Immacolata, chiaramente a Montesano Salentino. Ecco, anche i militari in alta uniforme fanno parte del protocollo, no? Sì. Che va seguito, certo, in maniera precisa proprio in occasione dei funerali di Stato. E a proposito del fatto gravissimo di cronaca, no? Che precede purtroppo questa giornata di funerali di Stato, vi dicevo, il Vice Premier Salvini ha detto: mi auguro che il Parlamento approvi in via definitiva il nuovo codice della strada dopo il via libera della Camera. Nel regolamento precedente chi veniva trovato alla guida sotto effetto di stupefacenti poteva sfangarla sostenendo di non avere alterazioni psicologiche. Con il nuovo testo, se vieni beccato riconsegni la patente, non si scherza con la vita. Il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture ha commentato così proprio un articolo riferito ai noi a questo incidente mortale, e lo ricordiamo, la conducente avrebbe speronato l'auto anche in uno stato
psicofisico particolare, di alterazione, come si dice in questi casi, sarebbe stata trovata positiva al test per l'alcol e la cocaina, ma a completezza di informazione va ricordato che ci sarà un controesame. Vediamo. Ecco, vediamo l'uscita del feretro. Gianmarco Anna, ecco l'uscita del feretro di Francesco Ferraro. Non commentiamo, sentiamo questo momento con tutta l'intensità che deve. Abbiamo visto la mamma, le urla della mamma, il dolore della mamma, le sorelle, il pianto delle sorelle, stiamo vedendo gli abbracci delle sorelle, i giovani carabinieri che portano in spalla il loro fratello. Un paese stretto intorno a questo grande dolore. Le lacrime delle sorelle raggelano il sangue. Presente tra l'altro il sindaco di Alessano, il sindaco di Collepasso e il sindaco di Patù, e poi ci sono anche altri due sindaci lì dietro che sono. Francesco, quei sindaci sono? Li conosciamo? No. Altri sindaci del comune salentino, dei comuni salentini limitrofi, e poi consiglieri comunali, assessori, ma che in questo momento rappresentanze del comune di Miggiano, tutti i comuni limitrofi presenti, ma è la famiglia, è il paese che si è stretto intorno alla famiglia. Ecco la mamma. Vogliono fare il corteo, anche i genitori non vogliono prendere un mezzo dei carabinieri, vogliono seguire il feretro a piedi fino alla chiesa. Gli è stato proposto di andare in macchina con i vertici dei carabinieri, ma la mamma ha detto che vuole seguire il figlio a piedi fino in chiesa, che sarà la chiesa madre del paese di Montesano Salentino ad ospitare l'ultimo saluto a Francesco Ferraro. Stiamo cercando di non intralciare ovviamente l'avvio del funerale. Sono momenti di grande emozione, ma dobbiamo cercare di documentarli rispettando il dolore della famiglia, rispetto al dolore del paese, per permettere in serenità l'ultimo saluto a Francesco. Ovviamente Gianmarco e Anna sulla bara di Francesco il tricolore, certo, come prassi, ed il cappello poggiato sul cuscino di velluto rosso vicino a lui, che poi sarà riposto sulla bara una volta arrivato all'interno della chiesa. La distanza tra la chiesa e il palazzo comunale è di circa 500 metri, quindi sarà un corteo di media lunghezza che taglierà la parte centrale del paese. Per l'ultima volta, quindi, Francesco percorrerà le vie del suo paese per poi andare a riposare. Vedete, i familiari si stringono tra di loro come per condividere questo dolore. La mamma fortemente provata, mai e poi mai avrebbe potuto pensare che
questo mese di aprile avrebbe portato una data così triste. Noi adesso seguiremo per voi il corteo, per noi, per Antena Sud il corteo, e poi vi richiederemo la linea una volta arrivati in chiesa, perché vogliamo rispettare il dolore della famiglia e del paese. Quindi vi ripassiamo la linea in studio. Grazie. Anche sulle fasce tricolore che, come vedete, sono venute a onorare, sì, il giovane Francesco. E allora io ne approfitterei, Anna, a questo punto, sì, intanto tra poco torniamo dal sindaco De Nuzzo, ma per far ascoltare ai nostri ascoltatori anche alcune delle schede che abbiamo realizzato in questi giorni per ricostruire chi erano questi due ragazzi, che cosa è accaduto quella notte. Intanto la donna che era la guida di quest'auto, che poi ha travolto l'auto di servizio e di fatto poi causando la morte di questi militari, era in auto con una diciottenne, è stata sentita, sì, dagli agenti della Polizia Stradale di Eboli, dai magistrati della Procura di Salerno, che hanno aperto un'inchiesta. La donna, secondo le indagini, aveva acquistato da pochi mesi il SUV che poi ha travolto l'auto dei militari. Non dimentichiamoci che, come dicevi Anna già in apertura, c'è una terza auto coinvolta con a bordo un 75enne che è ricoverato in gravissime condizioni. Due militari, ci sono questi due militari pugliesi che sono deceduti, oltretutto uno proprio sul colpo, ma ferito anche un altro Paolo militare Volpe, che era alla guida proprio di questa auto di servizio, Paolo Volpe. Allora, Anna, quale scheda vogliamo lanciare per prima in modo da ricostruire? Forse ci conviene partire proprio dal sinistro stradale ai noi, così andiamo ricostruiamo con il tutto. Servizio che ricostruisce quello che è accaduto. Positività all'alcol test con un tasso di 0,54, nonché al precursore della cocaina. Sarebbero questi i risultati dell'esame tossicologico e alcolemico al quale è stata sottoposta presso l'ospedale San Francesco d'Assisi di Oliveto Citra la 31enne originaria di Campania, che sabato sera era alla guida del Range Rover Epoch, l'auto che intorno alle 23 si è scontrata contro una Fiat Punto di servizio dei carabinieri condotta dal maresciallo Paolo Volpe. Assieme a lui a bordo della Gazzella erano presenti il maresciallo Francesco Pastore, che sedeva sul lato passeggero anteriore, mentre i sedili posteriori erano occupati dall'appuntato scelto Francesco Ferraro. Quest'ultimo, in seguito all'impatto, è morto sul colpo. Inutili si sono rivelate le manovre di rianimazione dei sanitari del 118. Gli altri due militari, invece, sono stati trasportati d'urgenza presso il nosocomio Maria Santissima Annunziata di Eboli, dove il maresciallo Pastore è morto poco dopo il trasferimento in seguito alle ferite riportate, mentre al collega è stata riscontrata una frattura della clavicola e del bacino. L'arma dei carabinieri piange due suoi militari, entrambi pugliesi, originari di Manfredonia e Montesano Salentino, di 27 e 25 anni, che fino alla fine hanno servito lo Stato con dedizione, passione e diligenza. Stando alle prime ricostruzioni delle forze dell'ordine intervenute, infatti, tre carabinieri in servizio stavano accostando a sinistra lungo la strada provinciale 91 che collega il comune di Campania con Eboli, quando sarebbero stati colpiti sulla fiancata destra dal SUV guidato dalla 31enne. Quest'ultimo, che avrebbe poi impattato nuovamente contro la parte anteriore del veicolo di servizio dopo essersi girato di 180 gradi, avrebbe concluso la sua corsa contro un'altra auto, alla cui guida c'era un 75enne del posto, che subito dopo l'incidente è stato ricoverato d'urgenza presso l'ospedale di Battipaglia, in pericolo di vita. In seguito a quanto accaduto, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato al Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri Teo Luzzi un messaggio di cordoglio. In questa dolorosa vicenda desidero esprimere a lei, signor Comandante Generale, all'Arma dei Carabinieri, la mia solidale vicinanza, scrive Mattarella. La prego di far pervenire ai familiari le espressioni della mia commossa partecipazione al loro cordoglio e al carabiniere rimasto ferito. Gli auguri di pronta guarigione. Allora, Sindaco, intanto dicevamo, abbiamo visto la comunità tutta stretta attorno alla famiglia. Nel momento in cui si verifica un evento così traumatico, che cosa accade? Che quella stessa comunità è come se si occupasse poi sempre della famiglia, un rapporto diverso che diventa quasi di protezione nei confronti di una famiglia che ha perso in quel modo un figlio. No, lo dicevamo prima, c'è un rapporto che non saprei definire diversamente, ma è di grande, grande considerazione reciproca tra i militari dell'Arma e la comunità nella quale si trova, come nel caso di Francavilla, una stazione dei carabinieri. Io, guardando le immagini, ripensavo che nella mia esperienza di cittadino, ma anche di sindaco, ho visto avvicendarsi
tre persone al comando della compagnia appunto di Francavilla, e con tutte e tre abbiamo coltivato, molto giovani peraltro quando sono arrivate qui, con tutte e tre abbiamo coltivato un rapporto sul piano personale molto cordiale, appunto di considerazione reciproca, ma nonostante la loro giovanissima età io ho apprezzato, se posso dire così, il senso di leale collaborazione, per usare un'espressione che sta scritta nella nostra Costituzione, che loro hanno mostrato, quella leale collaborazione tra le istituzioni che è fondamentale, perché è impensabile che ci sia un carabiniere a presidiare ogni angolo di strada, persino in una città medio piccola come Francavilla Fontana. Però l'immagine, che è anche sostanza, delle forze dell'ordine, che sono appunto leali con le altre istituzioni, che fanno il loro lavoro con diligenza, con passione, come erano animati sicuramente da una passione incrollabile questi due poveri ragazzi, questo aiuta una comunità, l'aiuta moltissimo, soprattutto nei confronti dei più giovani. Il messaggio può essere molto edificante. Cioè, l'ho detto prima, voglio ripeterlo perché mi sembra un po' il nocciolo della questione. I carabinieri sono una di quelle istituzioni cittadine del territorio che dice con la sua presenza, con il suo esempio, dice: ragazzi, questo è ciò che è bene, questo è ciò che è male, imparatelo subito. Anche perché poi è una caratteristica propria del carabiniere essere un baluardo di prossimità della sicurezza, della presenza dello Stato, no? Anche anticamente era così. C'è Antonella. Dobbiamo andare da Davola, pronta. Davola, andiamo a Manfredoni. Antonella. Eccoci. Allora, siamo sempre in attesa, chiaramente avete capito che da noi i tempi sono un po' più prolungati, però vi volevamo far vedere, ecco, le immagini dei vari mazzi di fiori che chiaramente iniziano ad essere posizionati qui davanti alla cattedrale, che ritraggono il giovane Francesco Pastore in alcuni dei suoi momenti più belli e importanti della vita, tra cui il momento in cui ha conseguito una laurea. C'è dire questo di questo ragazzo che al termine del percorso di formazione militare ha conseguito la laurea in scienze giuridiche della sicurezza. Attualmente frequentava un master di primo livello al termine del quale avrebbe avuto la possibilità di iscriversi direttamente al quarto anno di giurisprudenza. Francesco aveva la ferma volontà di poter proseguire e migliorare nella sua attività professionale, convinto com'era che nella vita non si smette mai di migliorare. Confidava alla propria ragazza, che abbiamo visto anche con lui ritratto in alcune fotografie, che se grazie alla propria attività avrebbe potuto aiutare un solo uomo, lui era già felice di questo. Abbiamo raccolto, ecco, questi piccoli appunti, commenti delle persone che lo conoscevano e che ci hanno aiutato a ricostruire un po' la sua figura. Sempre ottimista, affrontava ogni situazione col sorriso, ha imparato a vedere, a far vedere il bicchiere mezzo pieno, ci dicono, contribuendo a chi viveva di fianco a lui ad aumentare la propria autostima. Era un servitore dello Stato come il padre, e ci hanno appena detto che era sua intenzione avere un figlio nella sua vita e poterlo chiamare come il padre, Matteo. Ecco. Chiaramente il nostro Michele Zurlo ci aiuta anche ad inquadrare un po' la situazione ad ora. Ecco, Antonella, volevo chiederti proprio questo. Abbiamo visto dimmi. Che chiaramente sì, l'orario sì aiuta, ma a Montesano c'è tantissima gente. Ecco, adesso grazie a Michele lo stiamo vedendo. La sì, situazione esatto a Manfredonia qual adesso è? Michele... Sì. C'è già gente che raggiunge la chiesa, sì. Ah, ecco, sì. Anche qui ce n'è tantissima. Ecco, sì, gente. Ecco. Facciamo una panoramica. C'è una panoramica di un'ora prima praticamente dell'inizio dei funerali, che già ci restituisce l'idea di quello che accadrà da qui a poco con l'arrivo delle autorità e di tutte le altre persone che accorreranno in chiesa. La chiesa, pur essendo una cattedrale, ecco, è abbastanza piccola all'interno, quindi molti continueranno a restare qui nella parte posteriore perché non ci sarà posto per tutti. E immaginiamo che questo piazzale, vedete, da qui a breve si riempirà, le varie associazioni, esattamente come è accaduto a Montesano, raggruppamenti dei vari territori che stanno arrivando da un po' tutta la provincia di Foggia, e la maggior parte delle persone si ferma qui a vedere le foto chiaramente del giovane maresciallo e a fare una preghiera prima di entrare in chiesa. Queste, ecco, sono anche le immagini che vi proponiamo in questo istante. Anche le viette limitrofe stiamo Dimmi, vedendo Gianmarco, sono piene di gente. E ricordiamo, per chi ci stesse ascoltando da casa, magari si è collegato adesso, che stiamo seguendo intanto queste due cerimonie di funerali di Stato per questi giovanissimi carabinieri, 25-27 anni, che hanno perso la vita in servizio nel Salernitano, ma anche che proprio a Manfredonia
sta arrivando, certo ci vorrà un po' di tempo, dal sud Salento al nord della Puglia, il generale di Corpo d'Armata Teo Luzzi, che è il comandante nazionale, generale dell'Arma dei Carabinieri. E poi ho notato, Anna, che, ma l'abbiamo già osservato, tra le corone ad omaggiare questo ragazzo a Manfredonia c'è anche quella della provincia di Salerno, ma da campagna il sindaco ha raggiunto proprio Manfredonia, parliamo di Biagio Luongo, invece la vice sindaco era a Montesano Salentino. E non è scontata, no, questa vicinanza, questa presenza? Non è scontata questa vicinanza e non è neanche scontato, li abbiamo visti insieme, sindaco, che ci siano i sindaci, primi cittadini dei comuni vicinori dell'Interland. È vero che sono piccole comunità che molto spesso sono anche territori divisi da una strada che non si capisce bene a chi appartenga poi alla fine. Questo significa che sono molto molto vicini anche nella vita quotidiana e questo vale anche a livello di istituzioni che poi in casi di questo tipo e non solo sono presenti. Sì, questa è una considerazione che non ha a che fare per la verità soltanto con la contiguità dei territori e con la vicinanza delle comunità che quei territori abitano. Questa è una considerazione che ha a che fare con il merito dei carabinieri che presidiano quei territori e lo fanno con quella empatia che abbiamo tutti riconosciuto e sottolineato all'inizio di questa trasmissione. E vale anche per Francavilla Fontana, la compagnia della nostra città ha in realtà nel suo raggio d'azione un territorio, io ho scoperto da sindaco, molto molto vasto. Questo spiega perché, lo dicevamo un attimo fa, perché i carabinieri non possano essere contestualmente presenti dappertutto, nonostante ci sia questa fiducia nei loro confronti e quindi anche l'aspettativa che siano dappertutto. A me è capitato, sarà capitato a chiunque, di sentire, ma anche nel corso della lite più banale, adesso chiamo i carabinieri. Cioè i carabinieri intervengono e ristabiliscono non soltanto l'ordine, ma in qualche modo ristabiliscono la pace. Cioè noi riconosciamo nei carabinieri i portatori di valori, oltre che oltre che le forze che presidiano l'ordine pubblico, che ristabiliscono l'ordine pubblico, quella divisa è portatrice per tutti noi di valori e questo è merito di chi la indossa e di chi quei valori li incarna tutti i giorni. Allora, a proposito di testimonianze, vorrei leggerne un'altra, perché il capo della Polizia, direttore generale della Pubblica Sicurezza, il prefetto Vittorio Pisani, esprime sentimenti di profondo cordoglio e vicinanza al comandante generale dell'Arma dei Carabinieri e per il suo tramite alle famiglie del maresciallo Francesco Pastore, del carabiniere Francesco Ferraro, giovani servitori dello Stato deceduti in servizio. I messaggi di cordoglio sono veramente tanti arrivati in questi giorni di vicinanza alla famiglia, proprio anche per quello che diceva poc'anzi il sindaco De Nuzzo, perché il carabiniere rappresenta pone l'ideale dei di valori, tutti, no? Nella nostra degli cultura. Ideali, anche per i bambini, chiamo i carabinieri, significa chiamare in causa chi ci garantisce sicurezza, no? In qualche maniera e non soltanto. La sicurezza, ma anche insieme all'ordine pubblico, è come se i carabinieri riportassero la pace. Cioè c'è una partecipazione. Anche gli anziani, no? Sono abituati oramai a chiamare i carabinieri quando si sentono soli. Abbiamo raccontato tante volte di episodi di questo tipo. Ma io mi ricordo, per esempio, nel periodo più complicato del Covid, portato dal Covid, cioè il periodo del lockdown. E qui a Francavilla, ma anche da altre parti, abbiamo distribuito i tablet che hanno fatto compagnia ai nostri figli, ne avremmo fatto tutti a meno, ma ci siamo dovuti arrangiare, li abbiamo distribuiti con l'aiuto dei carabinieri, o i carabinieri hanno scortato i viveri. Voglio dire, c'è una partecipazione emotiva della comunità alle vicende dei carabinieri che arrivano in città, che stabiliscono le loro relazioni, e c'è una partecipazione emotiva, devo ripetermi, da parte, al contrario, dei carabinieri verso la comunità, che io nella mia esperienza di cittadino, prima che di sindaco, ho sempre notato. Poi è capitato che siano arrivati in città carabinieri che nelle varie fasi della mia vita erano magari miei coetanei, è capitato di conoscerli e ho potuto... Ecco, stiamo ascoltando intanto un'intervista da Montesano. Che abbiamo perso due ragazzi di grandissimo valore. Che cosa si può fare adesso, soprattutto per le famiglie?
L'arma si prenderà cura delle famiglie con una vicinanza che non sarà formale ma sostanziale. E poi rinnoveremo nel nostro lavoro la memoria dei nostri caduti. Grazie, generale. Grazie a voi. Maria Teresa, spieghiamo chi abbiamo ascoltato. Sta per arrivare il feretro. Io vorrei far sentire, signor Prefetto, eccellenza, siamo in diretta su Antenna Sud per purtroppo documentare questo momento di grande dolore e riflessione a livello nazionale, ma soprattutto regionale e soprattutto salentino, perché questo è un ragazzo che piangiamo, è salentino. Ecco, un dolore per la famiglia, lei è presente per portare le condoglianze alla famiglia, all'Arma dei Carabinieri da parte dello Stato? Sicuramente, una vittima innocente che in servizio ha dato la vita, e una giovane vita spezzata, è un grande dolore e lo Stato è vicino alla famiglia, c'è una grande partecipazione istituzionale e popolare. Perché sono momenti veramente di raccoglimento intorno alla famiglia che perde un ragazzo meraviglioso, eccezionale. Mi sono informato e ho saputo bene che si trattava veramente di persone encomiabili, quindi un grande dolore. Era un ragazzo che si è distinto anche nel territorio salentino per la vicinanza alla protezione civile. Durante il congedo, abbiamo detto anche poco fa in diretta, questo ragazzo lavorava con la protezione civile sul territorio, era un donatore di sangue, quindi una persona proprio d'eccellenza. Sì, incarna credo la più bella tradizione dei giovani carabinieri, perché è impegnato non soltanto in servizio ma anche fuori del servizio, anche nel sociale. Quindi, e questo non può che dimostrare bontà d'animo, generosità, che sono le caratteristiche più belle. E quindi a questi giovani dobbiamo molto, dobbiamo tanto e dobbiamo essere veramente riconoscenti. Grazie mille, eccellenza. Grazie. E tra l'altro, Anna e Gianmarco, il feretro, vi dico quest'altro particolare perché quando me lo hanno detto veramente mi si è stretto il cuore. E noi siamo venuti in chiesa, ma il feretro ha fatto un giro un pochino più lungo e l'ha fatto volutamente per passare davanti casa della nonna di Francesco, e la nonna non ha la possibilità di muoversi sulla sedia a rotelle e quindi lo sta aspettando per strada sulla sedia a rotelle, sta aspettando che passi Francesco per dargli l'ultimo saluto. E abbiamo Francesco Scavano, il nostro collega che sta seguendo il feretro, quindi nei servizi del TG di pranzo vi documenterà questo momento straziante, ma anche immaginarlo è ricco, ricco di pathos. E vi faccio vedere da questa strada, verrà Matteo, fa vedere, da questa strada arriverà il feretro. È tutto pronto per accoglierlo, dovrebbe arrivare a momenti perché anche il parroco che è pronto per effettuare la funzione, per dirigere la funzione, è ormai pronto, è uscito. Quindi io ripasso la linea in studio, Maria Teresa, con i nostri ospiti e ve la richiamerò prontamente, sì, all'arrivo del film. Sì. Dimmi, Gianmarco. Solo una domanda, anzi due rapidissime, poi andiamo anche in pubblicità per cominciare il secondo blocco. Dobbiamo salutare anche il sindaco. Maria Teresa, volevo chiederti intanto... Chi sono tutti questi militari? Cioè fanno parte delle compagnie locali? Se hai qualche informazione in merito? E poi chi è la prima persona che abbiamo ascoltato? Perché l'intervista è partita in corsa, quindi non abbiamo avuto modo di ascoltare la tua presentazione. Il primo militare che abbiamo ascoltato mi sembra un generale. Chi è? L'abbiamo sentito in realtà noi anche prima in diretta alla camera mortuaria, nella sala consiliare, e lui è, te lo dico immediatamente, l'alto grado, il generale d'armata interregionale Antonio De Vita. Noi l'abbiamo sentito in esclusiva anche all'arrivo sotto la camera mortuaria e lo abbiamo rivoluto sentire perché ha rilasciato poi un'intervista insieme agli altri colleghi e quindi abbiamo preso per la seconda volta la sua voce. Grazie. Aveva già salutato. Gianmarco, non mi lasciare perché vedete lì in fondo si vede il feretro. Adesso sono entrate tutte le autorità in chiesa. E allora restiamo da te, prego. Per permettere anche
vedete lì in fondo Matteo, per quello che può, perché come potete comprendere è difficile spostarsi in questo momento per non ingombrare, per non essere di fastidio al momento stesso, però vedete lì in fondo il carro funebre con all'interno la salma di Francesco Ferraro, è arrivato, sta arrivando piano piano. Io vi ripasso la linea in studio perché va veramente a passo d'uomo, io non voglio bloccarvi, ma vi chiedo la cortesia di darmi un occhio particolare in modo da ripassarmi la linea non appena il feretro arriverà qui sotto la chiesa. Sì, Maria Teresa, guarda, facciamo una pausa, salutiamo il sindaco, ritorniamo da te tra pochissimo. Sindaco, grazie per essere stato con noi questa mattina. L'occasione, insomma, tragica, momento di dolore, ma lei perfettamente da primo cittadino conosce, insomma, come le comunità vivono, non soltanto nel giorno in cui c'è l'ultimo saluto, ma anche dopo, perché come diceva anche il generale prima, l'arma si prenderà cura delle famiglie, ma poi anche le comunità si prendono cura delle famiglie che perdono i figli in questo modo. Beh, sono sicuro che il ricordo di questi due ragazzi apparterrà non soltanto all'arma dei carabinieri, come è giusto che alla sia, ma a tutta la comunità e direi a tutta l'Italia, neanche soltanto a tutta la Puglia, perché le circostanze del servizio che stavano svolgendo, le circostanze sfortunate, tragiche, hanno voluto che due nostri corregionali perdessero la vita nello stesso momento in pratica. Però il ricordo di questi ragazzi apparterrà sicuramente a tutta l'Italia. Grazie al sindaco Antonello De Nuzzo. Facciamo una pausa, ci vediamo fra pochissimo. Poi torniamo a Montesano, vediamo che sta succedendo, perché poi si incalza anche con la cerimonia nel Foggiano. A dopo. Allora, torniamo in diretta, una puntata speciale di Mattina Sud, oggi iniziata anche in anticipo. Erroneamente sui social era scritto alle 10, in realtà siamo partiti alle 9 in anticipo per raccontarvi i funerali di Stato per questi due carabinieri. Subito a Montesano l'arrivo del feretro. A te la linea, Maria Teresa. Ecco, sta arrivando il feretro, come abbiamo annunciato, ha fatto un giro più lungo perché è passato, come abbiamo detto, a vivere un momento molto molto emozionante, è passato a salutare la nonna disabile di Francesco, che non poteva andare a salutare il nipote, il palazzo di città, e quindi l'ho aspettato fuori casa sulla sedia a rotelle. Ecco il saluto di tutti i colleghi dell'Arma dei Carabinieri dietro il corteo. La mamma non ha accettato l'invito dell'Arma di venire in macchina, ma ha voluto fare il corteo a piedi per fare quest'ultimo viaggio con il figlio, con Francesco. Ecco, vediamo Matteo, metti avanti così non ci impalliamo, sono momenti impegnativi questi. È arrivato il feretro, ci stanno ovviamente facendo un po' spostare per dare la possibilità al feretro di scendere. Adesso scenderà il feretro. Intanto vedete la mamma, il papà, le sorelle, i fratelli e poi le fidanzate dei fratelli, e gli amici e tutto il paese che si è stretto per l'arrivo di Francesco Ferraro. Se Matteo alzi poco la telecamera, riusciamo a fare una immagine, vieni sopra, facciamo un'immagine dall'alto, facciamo vedere il carro funebre che è stato aperto e sta per scendere Francesco, che sicuramente sarà accolto con un grande applauso. Il comandante dei carabinieri provinciali, il colonnello D'Amato, vicino alla famiglia, cerca di consolare i fratelli. Il colonnello D'Amato ha sempre una parola di accoglienza per tutti ed è stato vicino in tutti questi giorni alla famiglia del giovane Francesco. Possiamo dire che non li ha lasciati soli mai, anche facendoci vivere le sue emozioni.
servizio. Ecco, vedete adesso tutti i sindaci dei comuni del Sud Salento che stanno entrando in chiesa, le autorità sono già entrate e tutti gli uomini dell'Arma dei Carabinieri, oltre a tanti, tanti, tanti cittadini, tanti, tanti amici di Francesco. La chiesa non riuscirà ad accoglierli tutti, molti rimarranno qui fuori ovviamente. E il dolore che si sente è straziante. Vi abbiamo dato qualche particolare dei volti della famiglia che per i quali non occorrevano ulteriori descrizioni. Noi adesso ripassiamo la linea in studio e con l'occhio attento della telecamera di Matteo Russo entriamo in chiesa per farvi vedere qualche scorcio di questa omelia e qualche intervento che verrà ovviamente all'interno della chiesa, alternandoci con l'altro funerale di Stato che stiamo seguendo a Manfredonia. Ripassiamo la linea in studio. Non è un buon momento per nessuno, per l'Arma in generale, no? Come abbiamo ribadito. Però vedere le lacrime è una testimonianza plastica che ci fa male. Che piange quasi. Un omone, no? di una certa entità, sia fisica sia in termini anagrafici, però veramente fa male. Questo ci fa capire tutto il dolore che si sta condensando oggi in queste due comunità. E allora, vediamo un po' che cosa sta accadendo a Manfredonia. Ecco qui la nostra telecamera pronta. Anna, che ne pensi? Andiamo subito ad ascoltare la collega? Guarda, vogliamo lanciare la scheda? Direi di lanciare proprio una scheda che ha realizzato la nostra Antonella Davola e poi ci spostiamo a Manfredonia, perché nel frattempo anche qui iniziano ad arrivare le persone che seguiranno la cerimonia funebre, che come ricordava la collega si terrà alle 11 proprio per consentire al generale lo spostamento dal territorio salentino alla capitanata. Vediamo e la poi, scheda di Antonella. E poi ecco, scheda Manfredonia, poi anticipiamo sia alla regia sia alla nostra Maria Teresa se ci sente, chissà se riusciamo anche ad ascoltare un po' dell'omelia, del discorso certo. Che ci sarà. Intanto la scheda. Per i valori dell'Arma e per un paese da onorare e servire al meglio, nonostante la giovane età, la comunità di Manfredonia le lo ha restituito tutto in un lungo abbraccio di dolore, ammirazione e gratitudine. Il feretro di Francesco Pastore, il maresciallo 24enne deceduto nel tragico incidente avvenuto la sera del 6 aprile a Campagna, nel Salernitano, è rientrato nella sua terra di origine intorno alle ore 20 di domenica 7 aprile, accolto dalla famiglia e dai massimi esponenti provinciali dell'Arma.
circondati dall'affetto di conoscenti e cittadini che hanno accompagnato il carro funebre lungo Corso Manfredi fino all'ingresso della bara nell'auditorium cristianziano Serrecchio, dove è stata allestita la camera ardente in attesa dei funerali di Stato previsti per la giornata di martedì 9 aprile, giorno in cui sarà proclamato anche il lutto cittadino, come annunciato dal commissario straordinario che gestisce il comune di Manfredonia, Rachele Grandolfo. Cresciuto con il mito del padre, il sogno di Francesco era diventare come lui carabiniere, e così è stato, ma il sogno insieme alla sua giovane vita si è spezzato fin troppo presto. Il giovane militare insieme al collega di origini salentine, l'appuntato Francesco Ferraro, anche lui deceduto nell'incidente, era in servizio presso la stazione della Compagnia dei Carabinieri di Campagna. Francesco Pastore era figlio di Matteo, appuntato scelto, che presta servizio presso la stazione radiomobile dei Carabinieri di San Giovanni Rotondo. Oltre al papà carabiniere, Francesco lascia la mamma ed una sorella con cui viveva quando faceva rientro a Manfredonia. Una famiglia impegnata al servizio dello Stato, raccontano i conoscenti, persone votate all'aiuto della gente, tantissimi messaggi di cordoglio da parte delle massime autorità del paese. Un paese che piange due valorosi servitori dello Stato, tanto giovani quanto già capaci di un esempio di virtù e altissimo senso del dovere. E andiamo dalla nostra Antonella Davola, che vediamo pronta in postazione. Antonella, comincia ad arrivare la gente per l'ultimo saluto a Francesco Pastore. Assolutamente sì. Assolutamente sì, la parte antistante l'ingresso della cattedrale è già stracolmo di gente, siamo in attesa chiaramente dell'arrivo del feretro, ma ancora passerà un po' di tempo. Vi facciamo vedere però che davanti alla chiesa ci sono tanti carabinieri pronti per il picchetto, sono tutti appartenenti al comando provinciale di Foggia e hanno già eseguito delle prove pochi minuti fa e rimarranno lì in postazione per tutto il tempo. Sì, c'è tanta gente, abbiamo anche provato ad avvicinare qualcuno, ma la commozione è davvero tanta, qualcuno tremava davvero la voce, è stato particolarmente difficile riuscire a parlare con loro. E vi vorrei ricordare un po' di autorità che attendiamo qui, perché oltre al generale di Corpo d'Armata Teo Luzzi, come abbiamo più volte detto, in realtà sono attese anche tante, numerosissime altre autorità che in questo momento non sono ancora arrivate, ma a partire dal comandante della Legione Carabinieri Puglia, il generale di Brigata Baldo Del Monaco, in compagnia chiaramente del comandante provinciale dei Carabinieri di Foggia, Michele Miulli, e del comandante provinciale dei Carabinieri di Salerno, Filippo Melchiorre, e poi anche il prefetto di Foggia, Maurizio Veglianti, il prefetto di Salerno, ci hanno annunciato, Francesco Esposito, Giancarlo Conticchio, questore di Salerno, in compagnia chiaramente del questore di Foggia, il dottor Ferdinando Rossi, poi il vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, il presidente della provincia, Giuseppe Nobiletti, il procuratore della Repubblica di Foggia, Ludovico Vaccaro, ma anche il procuratore di Salerno, Giuseppe Borrelli. Ci sarà anche il comandante regionale della Guardia di Finanza, il generale Fabrizio Toscano, in compagnia chiaramente del comandante provinciale, il colonnello Leonardo Ricci. Quindi insomma tantissime le autorità che parteciperanno, insieme anche a tanti sindaci dei comuni, e allora, della provincia, ci sarà anche il sindaco di sì. Campagna. Grazie sì, Antonella, grazie. Tra poco torniamo, intanto sentivamo da Montesano che sta cominciando la funzione, religiosa. La funzione religiosa. Ascoltiamo. Dal libro della Sapienza. Il giusto, anche se muore prematuramente, si troverà in un luogo di riposo. Vecchiaia veneranda non è quella longeva, né si misura con il numero degli anni, ma canizie per gli uomini e la saggezza, età senile e una vita senza macchia. Divenuto caro a Dio, fu amato da Lui e, poi che viveva fra peccatori, fu portato altrove. Fu rapito, perché la malvagità non alterasse la sua intelligenza o l'inganno non seducesse la sua anima, poiché il fascino delle cose frivole oscura tutto ciò che è bello e il turbine della passione. Allora, regia, avvisiamo Matteo Russo che è in onda comunque, così ci può fornire un'immagine un pochino più stabile. Intanto stiamo ascoltando proprio un rappresentante, penso, dell'arma locale. Sentiamo. Perciò,
si affrettò a uscire dalla malvagità. La gente vide, ma non capì. Non ha riflettuto su un fatto così importante. Grazie e misericordia sono per i suoi eletti e protezione per i suoi santi. Parola di Dio. Chiunque in te spera, Signore, non resta deluso. Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore, che è da sempre. Ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore. Chiunque in te spera, Signore, non resta deluso. Allarga il mio cuore angosciato. Liberami dagli affanni, vedi la mia povertà e la mia fatica e perdona tutti i miei peccati. Chiunque in te spera, Signore, non resta deluso. Proteggimi, portami in salvo, che io non resti deluso, perché in te mi sono rifugiato. Mi proteggano integrità e rettitudine, perché in te ho sperato. Chiunque di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Sia con voi. Con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: vado a prepararvi un posto? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via. Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai, come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Parola del Signore. Cari genitori, fratelli, familiari di Francesco, illustrissime autorità militari e civili, cari sacerdoti, cari fratelli e sorelle, sì, siamo tutti affranti e increduli. La notizia ci ha colto tutti di sorpresa. È giunta inaspettata come un fulmine a ciel sereno. C'è difficile anche raccontare la tragedia.
Il nostro caro Francesco, appuntato scelto dei carabinieri, e il maresciallo Francesco Pastore di Manfredonia, sulla strada 91 che collega Eboli a Campania in provincia di Salerno, hanno trovato la morte. L'incidente stradale è avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 aprile, mentre erano di turno, insieme ad un altro collega rimasto ferito, ha coinvolto i due carabinieri nella giovane età, entrambi pugliesi, con lo stesso nome, a servizio degli stessi ideali, con lo stesso amore per la divisa, legatissimi alle rispettive famiglie, gente onesta, semplice, laboriosa, affidabile. Siamo rimasti tutti attoniti e sgomenti, senza parole. In un certo senso siamo ancora increduli per quanto è accaduto. E ora, caro Francesco, uno stesso dolore avvolge la tua famiglia, l'arma dei carabinieri, rappresentata dal comandante generale Teo Luzzi, il sindaco, la comunità di Montesano, la regione Puglia, nella persona del suo presidente, l'Italia intera, con i messaggi inviati dalla più alte cariche dello Stato. Raccogliendo il sentimento unanime dei presenti e di tutti coloro che in diverso modo hanno manifestato la loro vicinanza, rivolgo a voi, cari genitori Paola e Antonio, a voi, fratelli Gigi, Michele, Alessandro, e anche a te, Carmela, fidanzata di Francesco, a tutti voi familiari, il sincero cordoglio e la partecipazione affettuosa e orante di tutta la Chiesa di Ugento Santa Maria di Lesco. Ci sentiamo anche vicini alla famiglia e alla città di Manfredonia, che piange il maresciallo Francesco Pastore, nel mentre auguriamo una pronta guarigione all'altro carabiniere rimasto ferito nel tragico incidente. Che cosa possiamo dire di Francesco? Era conosciuto da tutti come un ragazzo di poco splendido. Difficilmente potremo dimenticare i tratti caratteristici del suo modo di essere, gioviale, scherzoso, altruista e di un'educazione estremamente rara. Appassionato nel suo impegno all'arma dei carabinieri, generoso nel servizio della patria per la tutela, la sicurezza, la salvaguardia del bene comune, esperto informatico, molto motivato, equilibrato, volitivo, socievole. Francesco in poco tempo aveva conquistato il rispetto e la benevolenza dei colleghi e della stessa gente di campagna. Non è facile per nessuno di noi, nemmeno per me, in questa liturgia rivolgere a Francesco l'ultimo saluto. Vorremmo poter continuare a parlare con lui, ad ascoltare la sua voce, a gioire insieme a lui per i suoi successi e per l'avverarsi dei suoi sogni giovanili. Si accavallano sentimenti contrastanti, ricordi, pensieri, emozioni, insieme a molte domande, per cercare di comprendere l'agire misterioso di Dio e i suoi imperscrutabili disegni. Gli interrogativi sono tanti, molti rimangono insoluti, senza la possibilità di una risposta soddisfacente. Il Signore accresca in tutti noi la luce della fede, ci sostenga con la sua consolante speranza, faccia sentire più forte e più viva la comunione spirituale con Francesco, figlio amatissimo, fratello esemplare, amico buono, affettuoso e generoso. Come credenti in Cristo siamo certi che Francesco è nelle mani di Dio, il Dio vivente, il Signore amante della vita. La morte è
fratelli e sorelle, nella luce della fede, non è l'ultima parola, non è il traguardo finale della vita. La morte non ci trattiene in un sonno eterno, ma ci apre la porta dell'aldilà e ci spalanca l'orizzonte dell'eternità. Certo, siamo fragili, ma non siamo destinati a morire a rimanere nella morte. Il frammento divino nascosto in noi non può morire e ci attende la risurrezione e la vita eterna. È vero, facciamo fatica ad entrare nella logica di Dio. Ci è difficile comprendere quanto ci ha ricordato il brano che abbiamo ascoltato nella prima lettura del Libro della Sapienza. Vecchiaia veneranda non è longevità, né si calcola dal numero degli anni. Un'età senile è una vita senza macchia, come quella di Francesco. Il valore della vita, insomma, non si misura solo con gli anni, ma in base alle virtù che impreziosiscono la nostra vita agli occhi di Dio. Il testo sacro, inoltre, ci ricorda un'altra verità, e questo ci aiuta, almeno in parte, a comprendere la vita e la morte di Francesco. Dice così il testo: divenuto caro a Dio, fu amato da Lui. Giunto in breve alla perfezione, ha compiuto una lunga carriera. La sua anima fu gradita al Signore. Nel mistero della morte di Francesco possiamo quasi intravedere un messaggio di luce che ispiri i nostri propositi di bene. Proprio a voi, particolari ai giovani, Francesco lancia un suo accorato e vi esorta con queste parole: la vita, nonostante tutto, è bella, è unica, è preziosa, va valorizzata al massimo. E ancora voi ragazzi, Francesco vi dice: ogni momento è importante, unico, inestimabile. Ogni frammento di vita porta con sé il valore e il sapore dell'eternità. Non sciupatela. Per tutti la vita è breve. Vivetela intensamente. Accogliamo tutti, cari fratelli e sorelle, la fraterna esortazione di Gesù, l'abbiamo ascoltato nel brano del Vangelo. Sono parole che in qualche modo dovrebbero consolare il nostro dolore. Gesù dice: abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molti posti. Vado a prepararvi un posto perché siate anche voi dove sono io. Sì, siamo certi, Francesco è già nella casa e nel cuore di Dio. Carissimi, questa liturgia eucaristica, memoriale della Pasqua di Gesù, ci mette in contatto con la Chiesa Celeste. Eleviamo dunque il nostro rendimento di grazie al Signore perché ci ha donato giovane come Francesco. È stato un figlio e un fratello che tutti desideriamo avere. Un amico sincero e disponibile che tutti cerchiamo. Un compagno con cui tutti vorremmo relazionarsi. Ed ora le ultime parole sono per te, caro Francesco. Ti ringrazio, a nome di tutti i presenti, per aver vissuto i tuoi 27 anni di vita, brevi ma intensi, in modo indimenticabile. Non dimenticarti di noi. Intercedi presso il Signore perché tutti, e in particolare i tuoi cari genitori,
affranti dal dolore, i tuoi fratelli, i tuoi familiari, la tua fidanzata trovino finalmente il conforto al loro dolore. Assisti dal cielo tutti gli altri giovani carabinieri, impegnati come te a servire l'Italia e a promuovere l'ordine sociale e il bene comune. Ti salutiamo con un arrivederci. Anche se ora ci sentiamo più poveri, sappiamo con la fede che non ti abbiamo perso, ci hai soltanto preceduti. Aspettaci, caro Francesco, accanto al Signore e alla Vergine, la Virgo Fidelis. La gioia di rivederti sarà tanto più grande da cancellare in un solo attimo il dolore lacerante della tua prematura scomparsa. Fratelli e sorelle, preghiamo Dio nostro Padre che nella sua grande misericordia ci ha rigenerati a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù dai morti. Preghiamo insieme e diciamo: Signore della vita, ascoltaci. Signore della vita, ascoltaci. Per il nostro fratello Francesco, la tua morte ci lascia abbattuti e incerti. Dio che tutto sai, dona speranza a noi che ci rivolgiamo a te. Aiutaci a riscoprire la profondità del tuo amore che ci fa passare dalla morte alla vita. Preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. Per il defunto Francesco, perché il bene che ha seminato in vita attraverso il suo servizio al nostro paese gli ottenga il perdono dei peccati e porti frutti di redenzione eterna. Preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. Per i familiari, i parenti, gli amici, perché vivano con fede quest'ora di sofferenza, come attesa di una piena e duratura comunione con tutti coloro che si sono addormentati in Cristo, preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. Per noi militari dell'Arma dei Carabinieri, perché, sostenuti dal fraterno amore e sorretti dall'esempio e ricordo dei nostri cari colleghi Francesco Pastore e Francesco Ferraro, troviamo la forza di accettare la sofferenza della loro assenza. Preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. Per il popolo santo di Dio, perché testimoni la vittoria di Cristo sulla morte, impegnandosi a promuovere la vita e la dignità umana. Preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. Per il carabiniere Paolo Volpe, coinvolto nell'incidente e ora ricoverato in ospedale, ti chiediamo, Signore, di concedergli forza e guarigione, di vegliare il suo percorso di ripresa affinché possa ritornare presto a svolgere il suo nobile servizio con coraggio e dedizione. Proteggilo, confortalo e donagli la forza di superare questo momento difficile. Preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. Per tutti noi qui presenti, perché la grazia del Signore sempre ci rinnovi e nel riverente ricordo di quanti sono caduti nell'adempimento del loro dovere, sappiamo spezzare il pane della fraternità ed essere costruttori instancabili della civiltà dell'amore. Preghiamo. Signore della vita, ascoltaci. Ascolta, Dio fedele, il grido della nostra speranza
come un giorno hai esaudito tuo figlio che ha preso su di sé le sofferenze e le attese di tutti gli uomini, per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Guarda con benevolenza, o Padre, i nostri doni, perché il nostro fratello Francesco, associato alla gloria del tuo figlio, che tutti ci unisce nel grande sacramento del suo amore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. La morte è comune eredità di tutti gli uomini, ma per un dono misterioso del tuo amore, Cristo, con la sua vittoria ci redime dalla morte e ci richiama con sé a vita nuova. E noi, con tutti gli angeli del cielo, a te innalziamo sulla terra il nostro canto e proclamiamo senza fine la tua gloria. E allora andiamo qualche istante in pubblicità, sì, un momento toccante, pausa, delle parole su cui poi lanceremo anche qualche riflessione, e poi andiamo anche a vedere a Manfredonia che sta succedendo. Intanto la pubblicità. Eccoci qui, torniamo in diretta, sempre con Mattina Sud, una puntata speciale. Purtroppo non è una buona giornata in Puglia, due comunità che si stringono attorno a militari, giovanissimi dell'Arma dei Carabinieri,
che sono venuti a mancare durante lo svolgimento del loro servizio. Anna, io vedo che sì, abbiamo le immagini da Manfredonia, dove comincia ad arrivare ovviamente la gente per assistere alla cerimonia funebre dell'altro. Manca pochissimo, del carabiniere, perché sì, è stata spostata alle 11. Pastore, spostata alle 11 per consentire alla generale ovviamente di raggiungere anche questo territorio dopo essere partito da Montesano Salentino per fare l'ultimo saluto invece a Francesco Pastore. Vediamo che diciamo iniziano a disporsi anche dinanzi all'ingresso della chiesa i carabinieri, ci sono anche quelli in alta uniforme così come previsto dal cerimoniale, anche in questo caso il feretro immaginiamo sarà avvolto dal tricolore, anche in questo caso ci sarà il cuscino sul quale sarà appoggiato il cappello del militare del 27enne, ci sono anche rappresentanti della Guardia di Finanza, tutto intorno ci sono le persone che ovviamente conoscevano il militare, ma non soltanto, perché come abbiamo avuto modo di commentare all'inizio della nostra diretta anche con il sindaco Antonello De Nuzzo, queste sono circostanze in cui le comunità si raccolgono e accade anche con i paesi vicini, cosa che abbiamo documentato e raccontato proprio a Montesano di Lecce, dove c'erano anche i sindaci dei comuni del territorio. Chissà se riusciamo a sentire anche la voce della nostra Antonella D'Avola, magari fra pochissimo la facciamo ibridare in un'altra maniera, perché vorrei capire anche qui, no, se c'è questa compartecipazione dell'Interland e poi chi sono questi generali che abbiamo visto, questi comandanti che abbiamo visto proprio davanti all'ingresso della chiesa. Vedo anche le associazioni combattentistiche d'arma, no? L'Associazione sì. Nazionale dell'Arma dei Carabinieri, insomma veramente una giornata di cordoglio. In genere sono i carabinieri assoluto. Anziani che sì, magari vivono congedo, anche no? Con in congedo, che vivono con particolare trasporto anche situazioni di questo all'arma. Tipo, sì, per l'attaccamento all'arma, perché magari nella loro vita, nella loro carriera hanno già avuto modo di vivere momenti così dolorosi. Eh sì, eccoli qui, i carabinieri in alta uniforme. Poi con Antonella vorrei fare una riflessione diversa rispetto a quello che abbiamo detto a Montesano con la nostra Maria Teresa, cioè qui siamo a circa 52.000 abitanti, che significa praticamente una città, certo, molto più grande più rispetto ampia. A Montesano. Ecco, ci chiede la linea Maria Teresa Carrozzo. Mentre proviamo ad ascoltare Antonella, vediamo se Maria Teresa ha qualcosa da proporci, perché ci chiede subito la linea. Vediamo. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Allora, il comandante provinciale si è avvicinato per stringere la mano ai parenti di questo giovane militare. Sì, andiamo subito da Antonella D'Avola, perché è accaduto insomma un episodio da raccontare. Antonella, ecco qui. Eccoci. Sì, purtroppo diciamo, nell'attesa è accaduto anche un piccolo incidente, una signora è inciampata e poi dal caldo e dal dolore è svenuta, pertanto è dovuta intervenire un'ambulanza del 118, la signora per fortuna è stata soccorsa e è stata subito trasportata in ospedale. Noi, come avete visto dalle immagini, continuiamo a proporvi, siamo in attesa dell'arrivo del feretro che è partito da Palazzo Celestini, dove appunto era stata allestita la camera ardente. Sono già arrivate alcune autorità del comando provinciale dei carabinieri, ma anche della Guardia di Finanza, come state potendo vedere, e sono tutti in postazione anche i carabinieri che realizzeranno il picchetto al momento dell'arrivo del feretro. Insomma, qui la zona, come potete vedere, è gremita di gente, tutta l'area antistante la cattedrale. E c'è stato questo spiacevole incidente, pertanto l'atmosfera qui è doppiamente tesa. Purtroppo sono cose, episodi che accadono quando c'è tanta gente e soprattutto c'è tanto caldo, come nella giornata di oggi.
A momenti dovrebbe arrivare il feretro da Palazzo Celestini, che non dista molto, circa 500 metri, accompagnato chiaramente da altre autorità, oltre a quelle che sono già presenti qui, nello specifico il comandante provinciale dei Carabinieri di Foggia e del comandante provinciale di Salerno, in attesa anche che arrivi chiaramente il generale. Se avremo modo di sentire avverrà alla fine della cerimonia e poi magari saremo in grado di proporvi il contenuto per i nostri telegiornali. Non so se mi sentite. Sì, Antonella, ti sentiamo, certo. Sì, eccoci. È arrivato anche il procuratore capo della Repubblica di Foggia, che vedete inquadrato, ecco, nell'immagine del nostro Michele Zurlo, e che sta salutando le altre autorità già arrivate. Sono momenti di attesa, chiaramente il caldo non aiuta in questo momento, speriamo non accada nulla in questi frangenti. La gente attende da parecchie ore, anche perché, come dicevamo all'inizio, la cerimonia è stata posticipata di almeno un'ora. Vogliamo passare da Maria Teresa, perché una volta che arriva il feretro. Perdonaci Antonella, tra poco torniamo, okay, da il te. Momento delle, sì, eucaristia, a dopo. A Montesano di Lecce. Andiamo da Maria Teresa. Preghiamo. Fa, o Signore, che il nostro fratello Francesco, per il quale abbiamo celebrato il sacramento pasquale, entri nella tua dimora di luce e di pace. Per Cristo nostro Signore. Preghiera del carabiniere. Dolcissima e gloriosissima Madre di Dio e nostra, noi, Carabinieri d'Italia, a te leviamo reverente il pensiero, fiduciosa la preghiera e fervido il cuore. Tu, che le nostre legioni invocano confortatrice e protettrice col titolo di Virgo Fidelis, tu accogli ogni nostro proposito di bene e fanne vigore e luce per la patria nostra. Tu accompagna la nostra vigilanza, tu consiglia il nostro dire,
Tu anima la nostra azione, tu sostenta il nostro sacrificio, tu infiamma la devozione nostra e da un capo all'altro d'Italia suscita in ognuno di noi l'entusiasmo di testimoniare con la fedeltà fino alla morte l'amore a Dio e ai fratelli italiani. Amen. La notizia del grave incidente stradale verificatosi in provincia di Salerno, in cui, durante lo svolgimento di attività di servizio, hanno perso la vita il maresciallo Francesco Pastore e il carabiniere Francesco Ferraro, ed è rimasto ferito un altro militare dell'arma, nonché le persone a bordo degli altri veicoli coinvolti. In questa dolorosa circostanza desidero esprimere a lei, signor Comandante Generale, e all'Arma dei Carabinieri la mia solidale vicinanza. La prego di far pervenire ai familiari l'espressione della mia commossa partecipazione al loro cordoglio e al carabiniere rimasto ferito gli auguri di pronta guarigione. Sergio Mattarella. Cara Paola, caro Antonio, Michele, Luigi, Alessandro, Carmela, per un comandante che è anche genitore, questo è uno dei momenti che non vorrebbe mai vivere. Questo è uno di quei momenti in cui le parole diventano di ghiaccio, e io invece oggi vorrei scaldare il vostro cuore, vorrei farvi sentire la mia vicinanza, la vicinanza di tutta l'arma, la vicinanza di questa bella comunità che a voi si stringe e che dimostra chi fosse Francesco, la vicinanza delle autorità che oggi sono qui convenute, le belle parole del nostro Vescovo che ha toccato il cuore di noi tutti. Questi sono i miei sentimenti, pieni di emozione, perché oggi noi qui commemoriamo Francesco e la sua morte, ma celebriamo la sua vita, quello che Francesco è stato, un giovane entusiasta della vita, che amava la vita, amava chi gli stava intorno, che aveva intrapreso una missione dove il sentire
era per il prossimo, dove la gioia era poter contribuire a migliorare la vita degli ultimi, di chi non aveva parole, di chi non aveva speranza. Questo era Francesco. Questo era Francesco insieme a tutti i suoi colleghi, di cui dobbiamo anche ricordare l'altro Francesco oggi, anche lui perito. Colleghi che ho visto in lacrime, ma lacrime vere, colleghi che hanno sentito fortemente il dolore di questa perdita, che ci ferisce profondamente, ferisce i nostri cuori, ferisce quello che noi sentiamo di più, e cioè l'arma tra la gente, l'arma che vive insieme a alle comunità. E oggi forse questa è l'unica cosa che, come dicevo poc'anzi, può scaldare il vostro cuore. Noi non vi lasceremo mai, il paese non vi lascerà mai, perché ho potuto constatare personalmente la dignità del vostro dolore, la dignità con la quale avete accolto quello che oggi non può essere neanche definito. Se ci si pensa un attimo, un figlio che muore non è neanche definibile in maniera lessicale. Se muore un marito o una moglie si diventa vedove, ma se muore un figlio non è lessicalmente definibile, è qualcosa che va al di là di tutto. Ecco perché sento fortemente di dirvi che noi vi siamo vicini, di dirvi che quello che Francesco ha fatto non si perderà, quello che Francesco è stato non svanirà in una cerimonia funebre, sarà il nostro punto di riferimento, la nostra stella polare nel nostro lavoro e nell'impegno quotidiano. Questi sono i sentimenti che oggi mi attraversano. E con grande difficoltà concludo dicendo ciao Francesco. Scusate, ma per me è veramente difficile oggi trovare le parole e trovare anche le parole giuste in un momento come questo, un momento che mai avrei immaginato nella vita di dover così affrontare, un momento così drammatico che da qualche giornata, insomma, si è abbattuto sulla nostra comunità. La scomparsa di Francesco, del nostro Francesco, riprendendo le parole del Vescovo, ci ha lasciati sgomenti, attoniti. Notizie come queste non vorremmo mai riceverle. Eppure è accaduto e ci ha colpiti nel profondo, dritti nel cuore, ha colpito l'intera comunità, che in questi giorni, devo dire, si è stretta intorno alla famiglia di Francesco. Io voglio ricordarlo, Francesco, come sono stato raggiunto dagli organi di stampa in questi giorni perché volevano un ricordo di Francesco, no? E io l'ho fatto agli organi di stampa e continuo a farlo, lo faccio fuori di retorica, perché
Il rischio di cadere nella retorica in queste situazioni è sempre dietro l'angolo. Ma credetemi, Francesco era proprio così. Era proprio generoso, era altruista, un ragazzo splendido, sorridente, sempre pronto a mettersi a disposizione, sempre pronto a dare una mano. Noi ce lo ricordiamo in paese tutti, no? A dare una mano nell'ambito della protezione civile, sempre pronto con i suoi colleghi a intervenire per il nostro territorio, nel comitato festa, sempre pronto, come dire, a dare una mano nel sociale. E direi uno spirito di volontariato innato, un senso del dovere spiccato che ha portato naturalmente, direi anche inevitabilmente, ad arruolarsi nell'arma dei carabinieri. E qui voglio dire due parole su questi ragazzi, no? Anche all'altro Francesco di Manfredonia, che è deceduto, a cui va il nostro cordoglio, ovviamente. Questi ragazzi sono la parte sana e la parte bella del paese. Io credo che questi siano il tessuto portante della nostra Italia, del nostro paese, gente che si mette al servizio veramente per poco del paese, rischiando ogni giorno, ogni momento, la propria incolumità, la propria vita, come è successo a Francesco, la cui vita è stata strappata via, voglio ricordarlo, mentre svolgeva appieno il proprio dovere in circostanze che lasciano, per la verità, tanti dubbi, perplessità e tanta rabbia. Io come sindaco voglio, prima di concludere, ringraziare le autorità religiose, civili e militari che sono venute qui oggi e in questi giorni, Sua Eccellenza il Prefetto, le più alte autorità militari che sono venute qui. Voglio ringraziare anche le rappresentanze regionali, provinciali e tutti i colleghi sindaci che sono venuti qui a testimoniare la vicinanza e la solidarietà di un territorio che si è stretto tutto intorno a Francesco. Ma voglio anche, come dire, ricordare quello che ha fatto l'Arma dei Carabinieri, a cui va il nostro ringraziamento, davvero un impegno encomiabile, grazie per quello che avete fatto da parte mia, del sindaco e dell'intera comunità. Voglio chiudere pensando alla famiglia, rivolgendomi alla mamma Paola, rivolgendomi ad Antonio, rivolgendomi a Gigi, rivolgendomi ad Alessandro, a Michele, alla ragazza, alla fidanzata Carmela, a tutti i parenti. È dura, è molto dura, è difficile superare momenti. Sì, Antonella, non ci sente. Come questi. Andiamo live. Un dolore immane. Vabbè, fallo scendere prima, dai. Sì. Allora Antonella, a te la linea. Stiamo vedendo questa immagine, abbiamo visto l'arrivo. Antonella? Niente. Riusciamo ad ascoltare il live però di Manfredonia, perché sennò abbiamo l'audio di Montesano e le immagini di Manfredonia. Grazie. Ecco, anche qui, come avevamo anticipato ovviamente, il cuscino, il cappello. Presenta.
Allora, chiaramente abbiamo voluto per omaggiare questo ragazzo, questo militare, mantenere il massimo silenzio. Anche noi, come avete ascoltato dal live, l'audio non era abbassato, era proprio un live così. C'è questo silenzio agghiacciante, come diceva Maria Teresa, anche a Manfredonia, ma nulla di agghiacciante, assolutamente rispetto doveroso nei confronti di questo militare. Anna. Possiamo tornare a questo punto da Maria Teresa? Ecco la fidanzata del militare. Però è della fidanzata di Francesco. Serio e con grandi valori hai conquistato il mio cuore, facendomi vivere un amore puro, sincero e incondizionato, senza lasciarmi mai sola un giorno. Ci siamo sempre detti che è stata una fortuna incontrarci, perché ci siamo donati amore e rispetto l'uno con l'altro e di questo avevamo bisogno. La mia vita non sarà più la stessa senza di te. Non smetterò mai di parlare con te, anche se non ti vedo, per cercare di annullare la distanza che ora ci separa. Sarà un vuoto incolmabile che tutti sentiremo, ma sappiamo che tu ci sarai. Perché la tua anima vive e vivrà per sempre accanto ad ognuno di noi. Un pensiero da parte degli amici. Ed eccoci qui, caro Checco, per darti l'ultimo saluto, quello che non avremmo mai immaginato di darti. Oggi più che mai diventa sempre più nitida e forte la consapevolezza di quanto la vita sappia essere ingiusta e crudele. Perché proprio ora? Perché proprio così, ma soprattutto perché proprio a te. Di sicuro non abbiamo e forse mai avremmo una risposta a queste domande che rimbombano nella nostra mente, ma possiamo fare a meno di ricordare, non possiamo fare a meno di ricordare la persona e l'amico speciale che eri per tutti noi. Indimenticabile sarà il tuo sorriso dolce, i tuoi occhi buoni, la generosità e la bontà del tuo animo comprovate tutte le volte in cui non hai mai esitato a metterti in prima fila, lì pronto ad aiutare il tuo paese e la tua comunità. Impresse rimarranno la tua disponibilità, il tuo grande altruismo e la profonda dedizione dimostrate negli anni in cui hai preso parte alla protezione civile come volontario e per cui tutta Montesano ti è infinitamente grata. Tu, contraddistinto da quell'indole consolidata, ancora di più dalla tua scelta di indossare ogni giorno quella divisa. Sicuramente non sei più con noi, ma sarai sempre ovunque. Sarai sempre ovunque noi saremo. Ti vogliamo bene. Ciao, Checco. Cedendo, la nostra telecamera entra nella cattedrale, sta percorrendo la navata il nostro Michele Zurlo, vediamo un po'. Sì. Allora, adesso andremo a concludere, a raccontare la conclusione della cerimonia nella chiesa di Montesano di Lecce. Insomma, abbiamo documentato tutto in maniera pedissequa, tutto quello che è accaduto questa mattina. Montesano, sta per concludersi la cerimonia. Thank you.
venite santi di Dio, accorrete angeli del Signore. Ti accolga Cristo che ti ha chiamato e gli angeli ti conducano con Abramo in paradiso. Accogliete la sua anima e presentate al trono dell'Altissimo. L'eterno riposo donagli il Signore e splenda a Lui la luce perpetua. Accogliete la sua anima e presentate al trono dell'Altissimo. Nelle tue mani, Padre Clementissimo, consegniamo l'anima del nostro fratello Francesco. Confortati dalla sicura speranza che insieme a tutti i defunti in Cristo, con Lui risorgerà nell'ultimo giorno. Ti rendiamo grazie, Signore, per tutti i benefici che hai dato al tuo servo Francesco in questa vita, segno della tua bontà verso di noi e della comunione dei santi in Cristo. Nella tua misericordia senza limiti, ascolta, Signore, le nostre preghiere. Apri a Lui le porte del paradiso e a noi che restiamo qua giù dona di consolarci a vicenda con le parole della fede fino al giorno in cui saremo tutti riuniti in Cristo e potremo così vivere sempre con Te e con il nostro fratello Francesco, per Cristo nostro Signore. L'eterno riposo donagli, o Signore, e splenda a Lui la luce perpetua, riposi in pace. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, benediciamo il Signore. E allora, e alle battute finali, la cerimonia funebre a Montesano. Io, Anna, se tu sei d'accordo, darei uno sguardo, ma solo con la telecamera, a ciò che sta avvenendo a Manfredonia, perché sta per iniziare la funzione per la quale hanno chiesto alla nostra inviata di poi andare fuori, perché la cerimonia poi sarà chiusa ai familiari e agli amici. Anche vedi due atteggiamenti diversi: da un lato è stato consentito alle telecamere di documentare tutto, veramente tutto, e dall'altro invece a Manfredonia chiedono in qualche maniera di liberare dall'occhio della telecamera il luogo sacro in occasione dell'ultimo saluto a Francesco. Naturalmente noi rispetteremo questa volontà, ci sembra corretto non indugiare troppo, sono tutto sommato momenti anche personali, no? La valenza mediatica sta nel fatto che si tratta di due militari, e in qualche modo tutta la Puglia, la Basilicata si stringe attorno a queste due famiglie, ma avendolo fatto fino ad ora ci sembra sufficiente. Allora, forse andremo abbiamo... a salutare le colleghe. Sì, 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 assolutamente. Quindi lo diciamo sia a Maria Teresa Carrozzo che ad Antonella Davola, comunque restate collegate perché poi ci saluteremo e trarremo un po' le conclusioni di questa tristissima mattinata. Intanto abbiamo forse un tassativo pubblicitario, quindi ne approfittiamo. Facciamo adesso una pausa. Un minuto e torniamo da voi. Eccoci qui, ultima parte della nostra mattinata insieme per l'ultimo saluto ai due carabinieri morti nel Salernitano a causa di un incidente stradale. Andiamo da Maria Teresa. Sta uscendo. Anna, praticamente ecco, l'effetto di Francesco Ferraro sta uscendo. Prima di lui sono uscite tutte le corone ed ecco l'uscita del feretro. Questo che preferiamo rimanere e guardare nel silenzio senza commentare.
dietro al feretro i carabinieri in alta uniforme, i picchetti accompagnano Francesco in questo suo ultimo saluto. Ecco la mamma e il papà, la fidanzata Carmela, le sorelle e i fratelli. Francesco nel carro funebre insieme alla famiglia e alla sua famiglia dell'Arma dei Carabinieri sta per intraprendere il suo ultimo viaggio. Thank you.
Andiamo da Antonella D'Avola, vediamo se è pronta Antonella per i saluti, poi saluterà anche Maria Teresa, penso possa bastare. Eccola qui Antonella, allora. Eccoci, noi abbiamo seguito proprio l'ingresso del feretro in cattedrale, poi sia le indicazioni che ci avevano fornito i carabinieri, sia le condizioni che abbiamo trovato all'interno ci hanno poi spinto a dover uscire subito dopo, adesso proveremo a rientrare. Insomma, come potete immaginare, tanta commozione, era presente tutta la famiglia del maresciallo, in prima fila la madre, il padre e la sorella, chiaramente distrutti dal dolore. Un silenzio esemplare, la comunità sta rispettando e onorando nel migliore dei modi questo giovane ragazzo, 24 anni, laureato maresciallo dei carabinieri, che ci lascia con un esempio di grande senso del dovere, tanto giovane quanto già capace di esprimere i valori più belli dell'Arma e di tutti, diciamo in generale, ecco, della vita e della comunità. Noi adesso proveremo anche a sentire, una volta finita la cerimonia, il generale e le istituzioni per un ultimo ricordo, un ultimo saluto di questo ragazzo. Vi ringrazio per la pazienza e la collaborazione, ci tengo particolarmente a dirlo. Chiaramente sono occasioni queste molto complesse anche da gestire, in momenti di silenzio e di racconto che vanno alternati in un modo rispettoso per tutti, e quindi in alcuni momenti abbiamo preferito lasciarvi queste immagini per raccontare meglio, più di ogni altra parola, quello che è il senso della giornata di oggi. Allora, se siete d'accordo, io vi restituisco la linea, Antonella, e vi ringrazio ulteriormente. Grazie chiaramente alla troupe che è con lei. Andiamo subito a Montesano, dove c'è la nostra Maria Teresa, per i saluti finali. E Gianmarco, come vedete, vi facciamo vedere immediatamente. Matteo inquadra il feretro che è partito. Come vedi, Francesco ha intrapreso il suo ultimo viaggio, accompagnato dalla famiglia, accompagnato dalla fidanzata, accompagnato dalle massime autorità anche dei paesi limitrofi a Montesano Salentino, e dei passaggi sono stati particolarmente emozionanti di questa giornata. È stato il discorso della fidanzata, che si è emozionata e lo ha chiamato ripetutamente ciao amore mio, e l'ha salutato ciao amore mio, e i saluti dei genitori, della mamma e del padre, proprio qui davanti, l'ultimo saluto prima che si chiudesse il carro funebre, non volevano lasciarlo andare, le hanno detto ci vedremo presto, e stringevano forte la bara e annusavano il cappello. E con queste immagini, che non dimenticheremo facilmente, io ripasso la linea in studio. Grazie Maria Teresa. Ciao Maria Teresa, e alla grazie. Troupe di Montesano. Anna, lo abbiamo ribadito varie volte anche a livello istituzionale come emittente, ma ci teniamo a farlo personalmente. Tantissima vicinanza, un abbraccio veramente giunga a queste due famiglie. Questa è la cosa più importante, due famiglie straziate e private di due giovanissimi figli, oltretutto due ragazzi veramente brillanti. Però siamo sicuri, vorrei concludere così, che resta l'esempio e resta quel sorriso, quella voglia di fare, di impegnarsi anche per il prossimo, come abbiamo ascoltato, resterà sempre nei cuori dei familiari e degli amici, anche nell'esempio collettivo comune. Resteranno le comunità ad abbracciare queste due famiglie dilaniate dal dolore, resterà l'Arma dei Carabinieri, che, come abbiamo ascoltato durante l'intervento proprio in chiesa, mai lascerà sole queste vite. Insomma, abbiamo visto anche il dolore dei genitori, il dolore dei familiari, difficile da dimenticare, difficile da riprendere una normalità dopo un evento così traumatico. E allora l'auspicio è che le comunità, che le istituzioni, che l'Arma dei Carabinieri restino accanto a queste famiglie, così come è stato detto oggi nel giorno dell'ultimo saluto ai due carabinieri pugliesi. È tutto per quanto riguarda Mattina Sud, ci rivediamo domani con i nostri soliti argomenti, con il focus sul territorio di Puglia e Basilicata. Per oggi è andata così, vi abbiamo comunque tenuto compagnia, abbiamo raccontato l'ultimo saluto a due valorosi ragazzi. Arrivederci, a domani. Arrivederci.